nuovo disco presenta Dopo Cena con Delitto, con Elisabetta Contebuoni, Gianluca Corradi con la partecipazione di Simone Metalli. Buonasera, la meravigliosa voce di Enrico Caruso è ideale per introdurci in questa serata di giallo, un giallo che ci riporta all'inizio del secolo scorso, quindi 1900, quindi anche nella ricerca dei brani faremo proprio di trovare quelli che ti danno l'idea di questo ambiente, di questa ambientazione. Intanto saluto i nostri detective del giovedì, Elisabetta e Simone, e quindi ciao Simone, ci sei? Ciao, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Mentre il paraninfo della serata, come sempre, è Gianluca. Buonasera a tutti. Ecco, buonasera. Di tanto in tanto, perché ovviamente c'è questa coincidenza con Napoli-Bologna, daremo anche se ci sono dei momenti particolari. Per ora il risultato è 0-0. Ma stasera parleremo del caso Murri, quindi entriamo nel 1900.
con crinoline e ci buttiamo a capofitto, Carlo, perché è uno di quei delitti celebri bolognesi che prendono, come tutte le parti celebri, il nome dall'omicida piuttosto che il nome della vittima. Questo sarà una cosa che magari in futuro bisognerebbe anche capirne il motivo, e quindi questa sera parleremo del delitto Murri. Siamo nella Bologna, appunto, come dicevi, a cavallo fra il 1800 e il 1900, e figura chiave, anche se in apparenza rispetto al delitto magari può sembrare marginale, è Augusto Murri, che noi tutti bolognesi conosciamo per la famosa via Murri, che ci porta in Toscana, ma soprattutto lo conosciamo perché era un luminare della medicina. Ti dirò, perché c'è un aneddoto che Murri, questo lo diceva mia mamma era del 17, quindi all'epoca, che era così famoso Murri che faceva le diagnosi da fuori, da dietro la porta, cioè tu non avevi neanche bisogno di entrare che lui ti faceva già le diagnosi. Questo era un po' probabilmente un po' di leggenda, però effettivamente effettivamente Murri, pensa che una delle cose, Murri nacque nel 1841 a Fermo, quindi non era un bolognese d'origine, ma il padre mazziniano, il fatto che il padre era mazziniano gli impedì di frequentare le scuole, perché a Fermo esistevano solo le scuole dei gesuiti, e quindi lui dovette fare un'educazione domestica affidata alla famiglia e alcuni precettori. Tutti i precettori e anche la madre lo consideravano un po' poco intelligente, e probabilmente qua ci fu la rivincita del Murri, che a un certo punto nella sua carriera divenne persino il medico personale del re, e quindi aveva proprio questa fame di fare qualche cosa di eclatante. Non ultimo si laureò in medicina a Camerino, andò a studiare a Parigi, andò a Germania, prese una cattedra a Roma, e poi il ministro dell'istruzione dell'epoca lo designò a Bologna, dove fra l'altro a Bologna fu uno degli istitutori della cattedra di radiologia e endoscopia, cose di cui si parlava pochissimo all'epoca, ma il Murri ebbe già l'intuizione di capire che la cosa fondamentale era, più che la cura, capire che cosa aveva il paziente e aggredire la malattia il prima possibile. Beh, il 5 ottobre del 1888 Murri diventa addirittura rettore, okay, e diventa nel 1890 eletto alla Camera dei Deputati. Murri era un socialista, anche massone, e uno degli elementi che lo connotarono di più, e probabilmente è anche uno degli elementi cardine della storia di questa sera, fu il fatto che era anche un anticlericale, e si batté fortemente per impedire l'istruzione della religione nelle scuole del regno. Ricordiamo che eravamo sotto Vittorio Emanuele III, e appunto lui era il suo medico. Nella Bologna di quel momento, dove Murri era uno delle personalità e delle persone più in vista e anche più danarose del momento, avevamo il Partito Socialista che stava guadagnando un sacco di voti, e nel 1902, che è l'anno in cui si svolge poi esattamente il nostro delitto di questa sera, nasce il Tennis Club di Bologna all'interno dei Giardini Margherita. E visto che tu hai citato lo sport, dico che il Napoli ha segnato con Ruiz al 18esimo 1-0, quindi mi hai dato il destro dello sport, è questo. E dopodiché un'altra parte fondamentale, sempre del 1902, fu l'inizio del cambiamento della faccia di Bologna come la conosciamo oggi, perché nel 1902 incominciò l'abbattimento delle mura. Sì. Pensa che l'abbattimento delle mura fu fatto utilizzando i disoccupati, e ne furono utilizzati 494, che venivano pagati 2 lire al giorno. Io mi stavo chiedendo dove sono andate a finire le pietre con cui hanno disfatto le mura di Bologna. Anche, è stata anche tirata io lo su so. Metà. Certo. Te lo sai? Io lo so. Simone, lo sai? No, però lo voglio sapere. E allora, furono utilizzate per riempire il fossato che stava di là dalle mura.
Quindi, se noi pensiamo, sotto i viali, nella sì. parte esterna, probabilmente ci sono ancora i mattoni e le pietre con cui furono costruite le mura. Un'altra cosa interessante per capire l'epoca, poi dopo vi lascio andare, fu il fatto che sempre nel 1902 fu fatto il primo progetto per mettere un ascensore nella Torre Asinelli. E il progetto fu riproposto nel 32 e nel 91, finché fu lasciato definitivamente cadere. Era comunque un'epoca di grandi scioperi, era un'epoca di grande sommossa, quindi teniamo presente che il fatto che Murri fosse un socialista convinto e il fatto che appunto si ponesse da quel lato, fra virgolette, delle barricate, era una cosa davvero importante, perché incominciamo ad avere una serie di scioperi da parte degli operai. Pensate che il 31 maggio ci fu lo sciopero dei tranvieri, che chiedevano, oltre alla riduzione dell'orario di lavoro a sole 10 ore, anche il fatto di avere un giorno al mese di libertà, perché lavoravano 31 giorni. Allora, noi, su 31. Come sempre, abbiamo il nostro esperto in remoto in DAD, che è Umberto Reboa. E Umberto, intanto, ci ha scritto che una frase celebre a Bologna è: quello non lo salva più neanche Murri. Per dire quando uno è messo male. Sì, per quanto era messo male. Poi adesso l'abbiamo incaricato, visto che lui è un esperto di tutto e di Bologna, se effettivamente corrisponde quello delle pietre. Allora, ecco, l'ultima cosa, che secondo me è sempre interessante, fu il fatto che nel 1902, il 9 luglio, ci fu il grande incendio di Bologna. Non so se a me mi ha colpito, perché noi venivamo dal Great Fire of London, che è uno degli elementi che ha connotato di più il centro storico di Londra. Ebbene, anche Bologna ha avuto il suo grande incendio, fu in via Caprarie a via Rizzoli, distrusse, fra l'altro si sviluppò nel deposito della drogheria Malmusi Gentile, che poi divenne la Panigale, che mi dicono, chiedi a Umberto, fu il primo distributore di carburante per automobili di Bologna. Questo non te lo so. E dopodiché perirono purtroppo tre pompieri e ci furono ben 50 feriti, e una parte appunto di quel centro fu distrutto e si creò anche una piazza. Fu anche cambiato radicalmente nella parte dopo Pescherie Vecchie, no? Perché quando aprirono quella che è via Orefici, no? Sì, perché oltretutto c'è anche da tenere, poi tu me lo puoi spiegare meglio, perché sei c'è anche da tenere presente che sono momenti di grande fermento per la città, perché fu creato anche il mercato del bestiame, quello di via dello Scalo, che poi in questo momento era uno studentato, centro del quartiere, all'epoca poi fu era l'epoca che venne a Bologna anche Buffalo Bill. Questo è un fatto Simone di sé. Lo so perché in uno dei nostri libri, in una delle nostre antologie, c'è un racconto dedicato al fatto che Buffalo Bill venne a Bologna non una ma due volte almeno, e una è quasi sicuro, sull'altra si pensa, siccome lui era un attore, che fosse uno del suo entourage. La sicurezza sulla seconda non c'è, però è così, è quello che dice, giusto, comunque la storia di questa sera quindi si svolge in un momento di grandi cambiamenti, di inizio di lotte sociali, siamo appena diventati, c'è stata da pochi anni l'Unione d'Italia, e teniamo presente che fino a qualche anno prima Bologna era sotto lo Stato Pontificio, e anche lì magari avremo modo di parlare poi in futuro della Balla Grande, visto che ne abbiamo parlato proprio all'evento ne abbiamo parlato all'evento con Simone di qualche giorno fa. Prima di lasciarti andare, la nostra storia di oggi, oltre ad essere un delitto, è anche una storia di la giustizia è uguale per tutti, ma per qualcuno è un po' più uguale. Diversa. Allora, vi hai dato l'ok della pubblicità. Rusinella, motena, vindanna,
e smania e sospira tuttora l'anna ditta che parte di cora non rimedia opportuno ce va né cumpa che ce burrigna questi smania cade in ghia io non posso più dormire io non posso più dormire né cumpa che ce va c'è un rio per farmi dormire tiri tutta dell'aria lì quella cura che fece mamma tiri tappa dell'aria là c'è un rio per farmi dormire tiri tappa dell'aria lì quella cura che fece mamma tiri tappa dell'aria là cura me giova che dici mi ingrassa rinforza con mare qui la vita fa forza casi no io sotto Raul e spiegatemi più meglio questa cura con po' di io non voglio più soffrire io non voglio più soffrire né cumpa c'è un rio per farmi dormire, tiritita della riuli, quella cura che fece mamma, tiritita della riuli. C'è un rio per farmi dormire, tiritita della riuli, quella cura che fece mamma, tiritita della riuli. Pure mamma, direi che è abbastanza in tema, no? Prima Elisabetta fuori onda chiedeva molte canzoni napoletane. Effettivamente nel 1900 le canzoni napoletane erano quelle che spopolavano di più anche qui da noi, per cui erano sicuramente molto sentite. Poi abbiamo visto che bene o male sono quelle e dopo ne sentiremo altre, sempre non c'era molto estero. Ma a questo punto però raccontiamo un po' tutto quello che è successo. Esatto, a questo punto direi che bisogna inquadrare storicamente e Simone, insomma, vediamo chi sono i personaggi di questa storia. Esatto, come ogni romanzo che si rispetti, a questo punto entrano in scena i nostri protagonisti, che in questa occasione sono numerosi. C'è il, potremmo chiamarlo, definirlo il clan Murri, utilizzando un termine moderno, no? Che fa ricorda un po' lontanamente le grandi gens latine. Mi sembrava un po', no? Tutto questo, uomini e donne, matrone e, certo. E diciamo uomini. Uomini di varia tipologia e di vario temperamento, diremmo. Quindi dicevamo appunto il clan Murri, quindi capeggiato da Augusto Murri, che è stato appena spiegato molto bene da Gianluca. Augusto Murri ha due figli, Tullio Murri e Linda, che in realtà si chiamava Teodolinda Murri, sono ovviamente fratello e sorella. La nostra, diciamo, perché li citiamo entrambi? Perché ovviamente tutti e due sono molto coinvolti in questa storia. Linda Murri è una ragazza che viene educata in maniera laica, ovviamente diciamo la tendenza di famiglia, essendo di idee socialiste, è abbastanza lontana da quella che è l'educazione classica cattolica dell'epoca, quindi viene educata come una donna abbastanza emancipata e di idee progressiste. Lei inizialmente si frequenta con una persona che cito, e dopo vedremo che tornerà, che è un allievo di suo padre, che si chiama Carlo Secchi, che è un allievo tra l'altro abbastanza promettente di suo padre. Carlo Secchi è un otorino, quindi anche specializzato in una, abbiamo già sentito varie, diciamo, specialistiche mediche che spaziano in tanti campi diversi, solo che questa storia tra Linda e Carlo Secchi non va bene, e quindi insomma dura quello che dura. Lei conosce successivamente un altro uomo, che è Francesco Bonmartini, che lo diciamo per i nostri amici a casa, ricordatevi il nome perché fondamentalmente è la vittima di tutta questa storia, o comunque è quello che viene trovato morto.
E oltretutto è anche un conte, quindi sì, esatto, ha questa particolarità. Mi piace questa distinzione, è la vittima, anzi è quello che viene trovato morto, questo è esatto, interessante. Perché esatto, la vittima, vedremo poi, è un discorso molto complicato. Sì. Allora, questo Buon Martini è di origine venete, padovano, e fa parte di una famiglia che invece di dei Murri è un po' più spostata verso il clericalesimo, quindi un po' più vicina alla Chiesa. Linda ci racconta che quando conosce questo Buon Martini sembra un ottimo partito, è comunque una famiglia ricca, lui è gentile, è un uomo premuroso, insomma fa vedere un aspetto di sé molto rassicurante, e lei, Linda, anche un pochino diciamo spinta o comunque convinta dalla madre, che è un altro personaggio abbastanza originale, decide di fidanzarsi con questo Buon Martini e i due finalmente si sposano. Solo che quando, dopo il matrimonio, lei dà alla luce prima una figlia femmina e Buon Martini, che diciamo comincia a dare i primi segni di cedimento no, rispetto al marito ideale, subito se ne ha male perché lui desiderava l'erede, il famoso erede maschio. Poi Linda dà alla luce finalmente questo erede maschio, che però non è di salute particolarmente ottima, è un po' diciamo cagionevole, come si dice, e quindi questo Francesco Buon Martini, il conte, ancora si inviperisce ancora di più, e quindi diciamo che arriva un momento in cui la coppia va pesantemente in crisi, tanto che si trovano alla fine di fronte allegato di Bologna per decidere di separarsi di fatto. Quindi loro per un certo periodo vivono divisi, mi sembra nel 1899 se non mi ricordo male, quindi arriva proprio una rottura definitiva e molto chiara agli occhi di tutti, e quindi la famiglia di Linda è molto preoccupata. Tullio, che è questo fratello che è molto legato alla sorella, che si sente un po' anche di doverne difendere l'onore, di doverne, si sente anche un po' responsabile per lei. Non dimentichiamoci, insomma, che alla fine all'inizio del Novecento, ovviamente le donne erano precluse per molti aspetti, quindi gli uomini dovevano anche un po' difendere quello che era l'onore della famiglia e anche della sorella in questo caso, oppure insomma ritenevano di doverlo fare. Quindi succede che in realtà i due si riavvicinano, Buon Martini, che nel frattempo si è dimostrato un uomo villano, rozzo, tutt'altro da quello che si era presentato diciamo in fase di corteggiamento, e i due, insomma, come si dice, di riffo di raffa, alla fine ritornano insieme. Solo che tornano insieme, sicuramente la fiducia da parte della famiglia Murri nel Buon Martini si è incrinata, e dall'altra parte ugualmente questo Buon Martini pare essere anche abbastanza un approfittatore, perché insomma è passato alla storia il fatto che lui, nonostante tra l'altro non avesse neanche il diploma, si riesca a laureare, non si capisce bene come, all'università di Camerino. Questo è un ti vorrei dare uno scoop è che anche all'università di Camerino lo cacciarono fuori dopo un po' di frequentazioni, e finì a laurearsi a Firenze. Comunque si è laureato senza diploma. Si è laureato senza diploma, siamo nel 1800 insomma. Sì. Comunque aveva delle capacità, perché riuscire a laurearsi senza diploma, voglio dire, era un colpo di teatro non da poco. E cosa succede? Che dopo aver ottenuto questa laurea, praticamente comincia a tormentare il professor Augusto Murri, che è, come dicevamo prima, è stato rettore ed è uno ovviamente molto introdotto nell'ambiente universitario bolognese, perché gli possa fare da assistente o comunque lo possa aiutare in una carriera universitaria. Ovviamente Murri da questo orecchio non ci sente, perché già questo si è laureato in maniera un po' balorda, poi insomma sappiamo dei problemi che ha con la figlia, quindi Murri decide di non sostenere ovviamente queste sue richieste. Poi questa cosa aggrava il rapporto tra la percezione del rapporto tra Buon Martini e la famiglia Murri in generale. Esatto, poi Murri è anche un uomo tutto d'un pezzo, cioè lo vedremo anche più avanti, è proprio una persona che dice no, non si fa così, infatti lui prima chiede di essere ricevuto e introdotto all'università di Bologna, questo lo guarda inorridito, dice ma chi mi sono portato in famiglia, e poi vuole fare carriera, e uno dei motivi per cui
sembra che ci sia questo ricongiungimento, è proprio perché lui, una volta laureato a Firenze, sia tornato con la moglie e i due figli a Bologna proprio per cercare di fare carriera universitaria. Al rifiuto lui minacciò anche la Linda Murri dicendo: attenzione, se tu, tuo padre non mi fa entrare come suo assistente, io prenderò i nostri figli e tornerò nel nostro castelletto di Padova. Quindi c'era anche una minaccia di disfare, di rompere, spezzare il cuore alla povera Linda. Diciamo che tutti gli elementi di una tragedia, anche un po' shakespeariano sotto certi punti di vista, sono sul campo. Volevo spendere anche due parole su Tullio Murri, che scopriremo più avanti avere un ruolo importante in questa storia. Tullio Murri, lui si è laureato regolarmente, non ha fatto colpi di teatro senza diplomi. Anzi, penso, se non mi ricordo male, che prende addirittura due lauree. Sì, esatto, una in giurisprudenza e una in lettere. Esatto, e tra l'altro anche lui inizia la carriera politica e alle elezioni sconfigge addirittura Giosuè Carducci, che gli si era opposto, e quindi diciamo è una persona che ha un suo indirizzo nella vita. Però si scopre che Tullio Murri non è esattamente uno stinco di santo, come potrebbe far prevedere tutto questo, diciamo, cursus honorum che abbiamo descritto. È uno che ha un po' il vizio del gioco, ha un po' il vizio di frequentare ambienti un po', potremmo dire, borderline, utilizzando un termine molto moderno. È uno che ha anche un po', diciamo, il piacere della compagnia femminile, e quindi ha, come gli eroi romantici, dei lati deboli molto, che lo richiamano come se fossero delle sirene molto ammalianti. Due parole sugli ultimi personaggi, perché ci sono altri personaggi che entrano in gioco, li cito velocemente. Una è Rosina Bonetti, che è a un certo punto è amante di Tullio Murri, e che ritroveremo nella descrizione che faremo del delitto. C'è anche un altro medico, che è questo Pionaldi, che anche questo medico ha il vizio del gioco d'azzardo, e quindi viene descritto senza un soldo. Quindi questo evidentemente si giocava anche le braghe alle carte, e non era particolarmente... Ma che era anche un bravo medico, il Pionaldi, alla fine. Ma si sa in che locali si giocava? Cioè, dove erano le bische all'epoca a Bologna? Questo io non ho trovato, secondo me erano piuttosto diffuse, da quello che è l'impressione evidentemente. Sì, anche perché, sai, c'erano comunque le osterie, c'erano, sì, i circoli, esatto. C'erano i circoli, pensa, immagino, che tutti questi, comunque tutta la famiglia Murri erano tutti legati alla massoneria dell'8 agosto, quindi cioè probabilmente avevano dei circoli dove si trovavano, dove si vedevano. Poi mi vengono in mente i circoli più famosi di Bologna, insomma. Povertà. Ah, che bell'aria fresca, cadore malvarosa, e tu dormendo stai in coppa stuliette rosa. O solo a poco posto giardino spunta, e o vento passa e passa stu ricciuli fronte. Io te vorria basar, io te vorria basar, ma o cuore non mi dice ed è scelta, ed è scelta. Io mi vorria dormire, io mi vorria dormire vicino ciate tue, n'ora puri, n'ora puri.
Tamburia Vasà, e questo è un altro brano dell'epoca, quello è ovviamente rimasterizzato da Roberto Murolo qualche anno dopo, però dà sempre l'idea, no, di qual era la musica che si sentiva all'epoca. Andiamo avanti con la narrazione. Ah sì, andiamo avanti. A questo punto c'è la scena del delitto. Allora, hanno inquadrato benissimo Gianluca e Simone la situazione, cioè hanno messo tutte le nuvole, hanno detto a scatenare il temporale, perché a questo punto arriva il delitto. Allora, come diceva Simone, nel 1902 Linda e Francesco Bonmartini si sono riconciliati, sono tornati a vivere assieme, e alla fine dell'estate del 1902, quindi diciamo alla fine di agosto, sono in vacanza con i bambini a Venezia. Però Bonmartini torna a Bologna ad un certo punto, il 27 d'agosto lui torna a Bologna mentre lei resta a Venezia. Il 2 di settembre lui torna a Bologna nella casa che condividevano, e cioè la casa di Via Mazzini 39. Via Mazzini oggi è Strada Maggiore, la casa dei Murri Bonmartini è in Strada Maggiore 39. Quindi lui torna a casa dopo qualche giorno, il 2 di settembre, la custode del palazzo sente venire dall'appartamento un cattivo odore. E si insospettisce, suona, nessuno risponde, a quel punto avvisa la famiglia Murri. Avvisa sia il professore sia Tullio Murri. Tullio Murri dice di non avere le chiavi, quindi lui non può entrare nell'appartamento e vedere che cosa succede. Quindi a quel punto chiamano la polizia. La polizia entra e nell'anticamera subito trova il cadavere del conte Francesco Bonmartini, ormai in stato di decomposizione avanzata e trafitto da 13 coltellate, di cui due mortali, una al petto che ha perforato lo sterno e una che ha reciso la carotide. La situazione, l'ambiente è molto in disordine, c'è di tutto, c'è sangue per la casa, ci sono degli asciugamani sporchi di sangue, c'è un catino dove evidentemente l'assassino si è lavato, ancora pieno di acqua e sangue, ma ci sono delle cose che indicano, portano in una direzione. Sul comodino ci sono due bicchieri e una bottiglia di champagne. Il letto matrimoniale è disfatto e tra le lenzuola viene trovato un paio di mutandine da donna, un paio di mutandine con il pizzo, che vengono indicate come un paio di mutandine non proprio da cocotte, come si dice, ma di una donna di un certo livello. Quindi a questo punto è chiaro che c'è stato un incontro amoroso, probabilmente c'è stata la scoperta di questo incontro fedifrago, e il Bonmartini è stato ucciso probabilmente dalla donna oppure dall'uomo, dall'amante di questa donna, e questa è la prima pista che viene seguita. In tutto ciò Linda è ancora a Venezia con i bambini e Tullio è a Parigi. Però questo accade il 2 di settembre, il colpo di scena avviene l'11 di settembre, quando il professor Augusto Murri chiama il procuratore Stanzani, che ricordiamolo è un uomo molto religioso che andava a messa tutti i giorni e prendeva la comunione tutti i giorni, lo chiama nella sua casa e gli dice: è stato Tullio, l'assassino è Tullio Murri, mio figlio. Ta-da! Esatto, colpo di scena anche perché in quei giorni c'era stata una caccia all'uomo frenetica, perché gli inquirenti scoprono che queste mutandine in realtà non... Mentre, allora, uno degli aspetti che sembra di saltare fuori degli uomini dell'epoca erano i costumi abbastanza allegri, Simone, diciamo. Sì. E quindi allora, anche Tullio Murri era un uomo non sposato, quindi ma aveva... il Bonmartini in realtà era un uomo che non aveva più i favori della moglie, o comunque molto pochi. E quindi sembra che anche questo si dedicasse ad incontri più o meno a pagamento, e infatti gli trovarono un biglietto dove dava appuntamento a questa signorina di passare dalla porta di servizio, e allora le prime indagini indirizzate dal Tullio Murri furono quelle di andare
a capire questa donna di malaffare che probabilmente aveva tirato in casa il suo caro per uccidere il Bommartini. Infatti mancavano tutta la casa, mancavano tutti i gioielli. Mancavano i gioielli della contessa e mancavano anche i soldi. Mancavano gioielli e soldi, quindi evidentemente c'era lo scopo della rapina. Però il procuratore dell'epoca, un po' perché appunto, come dicevamo prima, i muri erano nell'occhio del ciclone, quindi erano comunque per la parte cattolica dell'opinione pubblica italiana, erano un po' il diavolo, perché appunto massoni, non credenti o con una loro particolare religiosità, e soprattutto proprio perché avevano questi aspetti un po' strani, si infiltrava nella mente anche dei cattolici il fatto che ci potessero essere rapporti strani, incestuosi fra il padre e la figlia, i due fratelli stessi. Erano perché loro erano tutti socialisti, e qui vorrei dirlo perché poi ne riparleremo, anche Tullio era il direttore del giornale socialista La Squilla, ed erano tutti anticlericali, non religiosi. Sì, quindi insomma c'era davvero un... E questo procuratore incominciò a verificare le prove, ad andare a scavare, e incominciò a collegare testimonianze, e verificare chi era passato, chi non era passato da quei locali, trovando anche dei soldi, perché a un certo punto appunto uno di quelli, la prima indiziata diciamo fu Linda, che appunto rientrata a Bologna da Venezia fu chiamata come responsabile o comunque mandante, perché all'epoca le donne soprattutto di una certa classe sociale, di un certo livello sociale, era difficile che facessero un mariticidio. E quindi non venivano mai. E quindi comunque non venivano sospettate. L'andarono a recuperare come mandante in Svizzera, e insieme a Linda, perché combinazione in quello stesso palazzo, al numero 39 di via Mazzini, c'era un altro appartamento intestato a una persona in realtà non esistente, che era il pied-à-terre di Carlo Secchi, che aveva ripreso la sua relazione, di cui aveva parlato prima Simone, che avevano avuto in giovane età, con Linda Murri. Quindi, come dicevi giustamente tu, anche Linda a questo punto viene coinvolta nelle indagini, viene ripresa dalla Svizzera, dove la va a riprendere il padre, se non sbaglio, insieme ai bambini, e anche lei viene coinvolta nelle indagini. Ma uno dopo l'altro cadono dentro a questa indagine un sacco di personaggi. Anche perché quindi poi, abbiamo detto Tullio, Linda. Tullio non da solo ha commesso l'omicidio, a quanto pare, ma con lui c'erano Pionaldi, che era il ragazzo, il medico di cui aveva parlato prima Simone, spiantato perché giocava, quindi aveva bisogno di soldi ed era stato coinvolto dallo stesso Tullio, e c'era la Rosina Bonetti, che era l'amante di Tullio Murri. Ma anche Carlo Secchi viene coinvolto in questa vicenda. Oltretutto Carlo Secchi è quello che ci collega l'omicidio Murri all'omicidio della clinica di Bologna di Grisoli. Perché secondo la donna di servizio, nonché prima amante, prima della Linda Murri, di Carlo Secchi, Carlo Secchi diede a Tullio Murri del curaro, con cui gli fece anche l'esempio dell'uccisione, della soppressione di un agnellino, per fargli vedere come il curaro toglieva ogni volontà di vivere all'agnello, e quindi si incomincia, il procuratore di Bologna incomincia a intravedere i due amanti che contattano il fratello, gli danno il curaro per uccidere, come appunto il povero agnellino, fa vedere come fa agnellino. Allora, sai, un'altra cosa che voglio dire, lo sai dove è morto Tullio Murri? Alla clinica Nigrisoli, giusto, ecco, per chiudere il cerchio. Allora, adesso si tante sorprese, ma intanto ricordiamo che è finito il primo tempo, Napoli sta vincendo 2-0. Come 2, Senato Ruiz e poi su rigore Insigne. Direi basta canzoni napoletane, quindi a questo punto. Adesso non vorrei che incentivassimo. Può anche darsi, pubblicità.
donna maggio, sentita d'ore chi spicciura bella, sentita gamba cantano uccello, e voi dormite ancora di che coraggio. Apri da sta finestra e bella foto, all'aria ma s'è fatto un barzamato. Maggio, qui è una versione di Franco Ricci, qui andiamo veramente nell'epoca del 1900, beh, insomma, i personaggi li abbiamo visti, però si inizia anche a capire quali sono le situazioni e i moventi, no? Diciamo che in questo momento è il momento in cui anche la procura di Bologna e fa il punto della situazione, e con tutti questi indiziati o indagati per il delitto incomincia a ricostruire una sua verità, che poi è quella che porterà al processo, perché in questo momento verrà ricostruito un po' il meccanismo con cui si è giunti all'omicidio del Bommarini. Perché appunto si immagina che la Rosina Bonetti, che era appunto l'amante di Tullio Murri, scriva alla Linda Murri a Venezia e andò assieme al Tullio a Venezia a recuperare le chiavi dell'appartamento. In questa maniera, con le chiavi in mano, Tullio Murri e Pio Naldi si recarono nell'appartamento contiguo e comunicante, che era questo pied-à-terre, e si prepararono a fare l'assalto al Curaro. Però il Pio Naldi, che appunto, come diceva Simone prima, era uno squattrinato perché era dedito al gioco, si tirò indietro e non si sentì di andare avanti nel proposito omicida e scappò via. Idem fece, sembra, il Tullio Murri, che a quel punto lì si ritirò dalla competizione per poi rientrare in casa da solo, armato di coltello, e poi colpire appunto il Bommarini al suo rientro. Come dicevamo, questo Curaro, che era il primo attacco che dovevano fare, sarebbe stato procurato dal dottor Carlo Secchi, che era appunto rientrava nel quadro degli indizi. In una situazione di questo genere la procura tenta in tutte le maniere di coinvolgere, prende prima il Naldi appunto gli chiede da dove vengano i soldi che gli hanno trovato, perché era in possesso di 3.000 lire, che erano una cifra molto grossa per l'epoca, e questo era uno che ormai non lo facevano neanche più giocare a carte, perché sapevano tutti che comunque era una persona che aveva perso troppo al gioco, e gli chiedono da dove arrivino questi soldi. Lui si impappina, non riesce a descrivere, a dare una provenienza credibile a questa somma, e da qua si costruisce tutta l'intelaiatura. A quel punto l'Augusto Murri chiama appunto il procuratore di Bologna e gli dice: ho ricevuto la confessione di mio figlio, mi ha scritto una lettera, ma io questa lettera l'ho buttata per
distruggere le prove perché ero sconvolto dal fatto. E le devo però confessare che l'omicidio del Bommarini è stato Bommartini è stato mio figlio Tullio. A quel punto scatta la ricerca internazionale del Tullio, ma soprattutto il Tullio viene raggiunto, Simone, dal telegramma del babbo. Insomma, diciamo che a questo punto lui si presenta tre giorni dopo, il 14 settembre a Bologna, però come commenta tutta questa situazione che hai descritto tu, Gianluca, che è fondamentalmente quella che viene costruita, mi verrebbe da dire, quando uno deve fare un piano del genere, forse è meglio che si scelga i complici più adeguati, perché mi sembra che sia tutta una sorta di pasticci e ripensamenti, insomma, non è esattamente il delitto perfetto. Tra l'altro si coinvolgono un sacco di persone, che anche quando ad esempio si scrivono i gialli si capisce che più persone sono coinvolte, più è facile che la verità in un modo o in un altro venga a galla. Quindi si capisce, diciamo, che i Murri non sono dei professionisti del settore, da tutti questi pasticci che alla fine fanno. Beh, anche perché, come solitamente si usa dire, un segreto saputo da due persone è saputa già da una di troppo, no? Quindi, esattamente. E non erano neanche dei bravi assassini, quindi c'è, cioè, da solo non ce la faceva, sì. Tullio Murri, ma quindi anche da una parte o dall'altra. Ma le motivazioni reali quali erano? Beh, le motivazioni reali sono quelle che dicevamo prima, cioè c'era in realtà questa Linda che aveva riallacciato i rapporti amorosi con questo Carlo Secchi, certo. E aveva questo rapporto. Carlo Secchi aveva 18 anni più di lei, era un uomo già maturo, e il problema è che c'era il marito, che è vero che aveva proposto la separazione, ma aveva anche minacciato di togliere i figli carissimi alla moglie. E comunque questo marito stava un po' antipatico a tutti, non piaceva a Murri, ad Augusto Murri. Però, di certo non, la moglie non lo poteva più vedere, non piaceva neanche a Tullio perché faceva soffrire la sorella, e tra Tullio e Linda c'era un rapporto. Augusto in questo poteva saperlo o no? Perché poi è stato un po' un tema dibattuto, no? Se anche il padre era più o meno a conoscenza. Era coinvolto. Hanno cercato in tutti i modi di tirarlo dentro durante il processo, ma sembra di no. Anche se Secondo me, anche perché abbiamo descritto un personaggio con un rigore morale e tra l'altro una posizione di un certo tipo. Quindi a me verrebbe da dire che mi sembra difficile che lui facesse parte o che anche lontanamente sapesse di questa congiura. Insomma, avrebbe rovinato tutto quello che aveva fatto, e oltretutto si dice prima, un personaggio di questa caratura, insomma, difficilmente si sarebbe invischiato in questo tipo di avvenimenti. Mi viene anche, cioè, fondamentalmente, secondo me, se vogliamo proprio stringere all'osso, il movente è capire che è stato fatto un matrimonio sbagliato e cercare di, da un certo punto di vista, eliminare le prove di questo matrimonio sbagliato. Sì, ecco, il movente è un po' questo, direi. Però è una combinazione tra i due fratelli, poi, sostanzialmente. Allora, è una combutta fra di loro, ma io non direi che, secondo me, anche l'amante, cioè, era comunque invischiato in qualche maniera. Teniamo presente che chi accusa poi Carlo Secchi di aver procurato il curaro e di tutto il meccanismo del curaro, quindi già in teoria ci doveva essere stato un tentativo precedente, che poi si vedrà anche in un film avvenuto a Venezia, dove Tullio Murri cerca di sopraffare in una lotta tipo per gioco il Bommartini. E perché poi dopo la Rosina Bonetti doveva avere pronta l'iniezione di curaro da fargli e poi dire: ah, stavamo facendo la lotta, m'è morto lì. E però Bommartini era più grosso di Tullio Murri, anche uomo di campagna, e gli diede un fracco di botte. Quindi, la lotta l'ha vinta il Bommartini. Molto delle aquile, comunque, nel mondo. Allora, questo è sempre così, perché quando c'è il babbo che ha creato l'impero, probabilmente è un po' tipo i rampolli della Fiat, insomma, c'è sempre qualcuno che non è poi sveglio al 100%. Quindi questo effettivamente dà da pensare.
In ogni caso si arriva poi al tutte queste ipotesi che vengono fatte, questi ragionamenti, anche perché poi quando ritorna dalla Francia, Tullio Murri dice sì, sono stato io, perché è reo confesso. A quel punto lì Tullio Murri cerca di prendersi la responsabilità di tutto il crimine, cerca di svincolare, liberare sia la sorella, qua sembra spinto da Augusto Murri, dal padre che era molto legato alla sorella comunque affettivamente, e quindi che cercò di fargli liberare gli altri, le altre comparse della cosa. Tullio Murri disse: ho fatto tutto io, ho fatto tutto da solo. Ma il procuratore di Bologna non ci credette e li portò tutti quanti a processo. Processo che fu per la prima volta, si svolse a Torino, e quindi il 21 febbraio del 1905 ci fu la prima udienza e il processo da Bologna, perché è la prima volta che viene usata la legittima suspicione. Quindi la legittima suspicione, sì, cioè il fatto che si riteneva che nell'ambiente bolognese forse non fosse il migliore in cui esattamente svolgere questo tipo di processo, nel senso che portare questo giudizio in un'altra sede distante si riteneva che fosse una diciamo garanzia di parzialità più neutra rispetto all'ambiente bolognese. Diciamo era come gli sparetti, si giocano in campo neutro. Si giocano in campo neutro, però diciamo che è la prima volta. L'altra prima volta di questo processo fu il fatto che per la prima volta nella giurisprudenza italiana ci furono delle perizie psichiatriche. E quindi dopo andiamo a vedere... No, ma c'è anche un altro aspetto che insomma che subito dopo ne parliamo, oltre che la perizia psichiatrica, perché quello che è visto che anche c'è stato anche, che è stato trattato anche da film certo. E quindi insomma questo subito dopo la pubblicità. Time, insomma, questo era l'epoca, era un po' la musica che arrivava di straforo un po' dagli Stati Uniti, probabilmente era sentita anche in casa Murri perché erano un po' all'avanguardia anche su queste cose. C'è il processo, quindi... C'è il processo a Torino, quindi abbiamo detto il processo si svolge a Torino e oltre al processo che si svolge nelle aule c'è una risonanza enorme non solo a Bologna, non solo in Italia, in Europa, perché la figura di Augusto Murri era famosa proprio a livello planetario quasi per quello che si poteva intendere il mondo allora.
E in particolare il processo si svolge anche sui giornali, in particolare L'Avvenire sarà accanito contro la famiglia Murri, perché questo Senza Dio del professor Murri aveva allevato due assassini, perché sia Tullio che Linda sono coinvolti in questa vicenda. Dall'altra parte risponde L'Avanti, il giornale socialista, lamentando che più volte L'Avvenire ha violato il segreto istruttorio, quindi questo processo è stato in qualche modo fatto più fuori dalle aule che dentro le aule. Cos'altro dobbiamo dire? Io direi le condanne alla fine del processo sono comunque condanne esemplari, giuste vogliamo dire, perché Tullio Murri e Pio Naldi, esecutori materiali dell'omicidio, prendono 30 anni. Queste sono le condanne. La Linda Murri e il suo amante Carlo Secchi prendono 10 anni per istigazione e complicità. La Rosina Bonetti invece prende solo 7 anni e mezzo, perché le viene riconosciuta la semi-infermità mentale. Questa è la conclusione del processo e tutti vanno in galera. Però successivamente, allora, la Linda Murri fa soltanto 8 mesi, per questo Gianluca diceva sono tutti uguali davanti alla legge, ma qualcuno è più uguale degli altri. La Linda Murri viene graziata da Vittorio Emanuele III, perché il professor Murri era il medico della Real Casa e aveva curato dal tifo la principessa Mafalda, che era la figlia. Che era del la re. Figlia prediletta. La figlia prediletta, quindi, cioè, del re. Quindi l'aveva curata dal tifo e quindi il re si sentiva in debito. Come dissero dei giornali dell'epoca, tu hai salvato la figlia a me e io salvo la figlia a te, figlia insomma, a te. Cioè. Ma anche Tullio Murri, che aveva preso 30 anni, ne farà soltanto 16, perché c'è stato tutto un movimento di pensiero cappeggiato da Pascoli, che viveva a Bologna, insegnava a Bologna come sappiamo, per farlo uscire, perché era ritenuto innocente, e anche Pascoli era un paziente di Augusto Murri, anche. E la cosa che si dice, che è un po' una malignità, è che Murri avesse tenuto nascosta la cirrosi epatica di Pascoli, che evidentemente era un forte bevitore, quindi questo diciamo era uno scambio. Potremmo in futuro fare anche l'omicidio della Cavellina Storna a questo punto, visto che, è un po'. Simone, sei preparato sulla Cavellina Storna? Dov'è? Aiuto. Di un progetto editoriale legato anche alle case della memoria Emilia Romagna, tra cui c'era la casa di Pascoli, che ha una storia super affascinante, certo. Perché a San Mauro Pascoli c'è la sua casa natale, quella dove proprio lui è nato. Certo, anche la casa della Cavallina Storna. Esatto. Però lì sono stati briganti, dicono. Beh, vabbè, la Cavallina. Però ci sono tante cose come... Vabbè, anche lì se andiamo nella Romagna... terra di briganti, terra di anarchici. D'altra parte, l'eroe è un brigante, quello della Volevo dire una cosa Romagna. A proposito della poesia che mi è venuta in mente adesso, che Ada Negri scrisse una poesia sulla Linda Murri, dove anche lei evidentemente la riteneva innocente. Per il titolo della poesia adesso mi sfugge, però l'avevo letta proprio prima, e scrive anche lei di questa vicenda, per dire la risonanza che aveva avuto questa vicenda anche tra nel mondo culturale. Beh, certo, però sicuramente. Ma anche perché poi durante il processo, cioè adesso il processo si concluse il 12 agosto del 1905, e durante il processo furono messe in dubbio le capacità poi di madre di Linda Murri, per il fatto che questa donna aveva contribuito, aveva istigato l'assassinio del marito. Ecco, immaginiamoci, siamo ai primi del Novecento, questa è davvero una cosa, se oggi parliamo di femminicidio, insomma, diciamo in maniera abbastanza frequente, immagino che questo tipo di omicidi non fosse concepito perlomeno a quel livello della società. Io ho trovato, scusate, il titolo della poesia che si citava prima, la poesia di Ada Negri, che si intitola Per un'accusata, dedicata a Linda Murri. Esatto. Ci furono una serie di
avvocati, il processo fu enorme, e come il processo di cui parlavamo appunto con i Nigrisoli, c'erano i biglietti, le aule erano, se l'aula era sempre piena, e c'era un interesse soprattutto appunto scatenato, come dicevamo prima, dalla stampa, che aveva questa contrapposizione fra cattolici e socialisti, e questi media che si mossero a seguire il processo poi crearono anche nell'opinione pubblica i colpevolisti, e soprattutto i colpevolisti della famiglia in generale e di Augusto Muri. Ecco, io sono abbastanza stupito del fatto che Augusto Muri doveva avere effettivamente un peso e una fama tali per cui uno scandalo di questo genere non ha scalfito la sua immagine, perché pensare che comunque un personaggio che va su tutte le cronache dei giornali, di cui viene ipotizzata anche un rapporto incestuoso con la figlia, o comunque di aver gestito i figli in maniera particolare, perché c'era la figlia, appunto Linda, è rimasta fino ai 17 anni in casa, quindi aveva sì una... Come dicevamo prima, progressisti sì, però mentre Tullio studiava a scuola, la Linda studiava a casa, quindi sì, progressisti, ma fino a un certo punto, giusto? Progressisti di inizio Novecento. Esatto, progressisti di inizio Novecento. Lei non era stata tenuta in casa e non incontrava nessuno fino ai 17 anni, non ha conosciuto nessun altro se non fosse la sua famiglia e il Carlo Secchi, che era Galeotto fu lo studio, perché era un allievo del padre, un assistente del padre, quindi girava per casa, evidentemente si muoveva per più casa del dovuto. Insomma, divenne più del dovuto, certo. Era una frequentazione casalinga. Beh, insomma, alla fine del processo queste furono le pene. Abbiamo già capito che i Muri pagarono un po' meno degli altri, gli altri scontarono completamente. Pionaldi completamente, si fece tutti gli anni di galera, poi tornò a fare il medico ed era anche un bravo medico. Qualcuno morì anche prima. Carlo Secchi morì di polmonite in galera, e Rosina Bonetti invece fu poi internata in manicomio perché la sua seminfermità evidentemente c'era, esisteva. Sì, una cosa interessante durante il processo fu il fatto che, mentre all'inizio si cercava appunto la difesa, cercava di difendere l'estraneità degli imputati dall'opera, perché era troppo efferata, perché comunque bisognava andare a cercare in questa ipotetica amante e il suo complice gli autori del delitto, vistisi insomma in mal partito, gli avvocati cercarono di dirigere tutto il processo sulla semi-infermità mentale di tutti gli imputati, e quindi Tullio Muri, che era comunque questa persona che io immagino direttore di questo giornale socialista, organo socialista di Bologna, e comunque consigliere provinciale, uomo con due lauree, insomma. Durante il processo, durante le udienze, si buttava per terra, incominciava a piangere, dicono che facesse delle scene proprio da malato di mente o finto malato di mente. Tipo quando vai alla leva che ti che non volevi farti prendere. Ma dopo chiuderemo a parlare del film, no? Parleremo di come c'è qualcuno che ha pensato un film, e parleremo del film, e parleremo anche di come c'è qualcuno che poi ha visto il caso in maniera con una conclusione completamente diversa. Mentre intanto il Napoli ha dato 3-0 con due rigori, questo per dire. I due rigori battuti da? Chi ha fatto i gol? Insigne e Ruiz. Prima aveva segnato Ruiz, poi Insigne. Vedo che ci sono già una bella serie di pareri su Facebook riguardanti l'arbitraggio, ma ormai è diventato una
un leitmotiv. Questo è normale, ma soprattutto secondo me avremo dei grossi problemi con tutta la programmazione napoletana che abbiamo messo questa sera e che probabilmente è stata di supporto alla tifoseria napoletana. Intanto noi, esatto, andiamo. Allora, questo brano faceva parte della colonna sonora, tra l'altro avevano chiamato Ennio Morricone per Mauro Bolognini per raccontare fatti di gente per bene. A questo punto la prima cosa è fedele, e questo tra l'altro era il tratto, il brano era l'addio tra Linda e Tullio, no? Quindi due fratelli. Simone, il film era abbastanza fedele, poco fedele, qual è la tua considerazione? Allora, sì, è un film fedele, e tanto che la critica, anch'io insomma che l'ho visto, ritengo che abbia, diciamo, si attenga molto ai fatti storici e ci sia un po' poco approfondimento magari psicologico sui personaggi. Insomma, è un film che insomma, ho visto oggi, risente degli anni che sono passati e dà l'impressione di essere un pochino stereotipato in alcuni momenti, in alcuni movimenti dei personaggi. Questa è una critica che è stata fatta al film di Bolognini appena uscito. Sia Bolognini era questo regista che è morto qualche anno fa, insomma, che ha fatto molti film, incontrò in giovane età, ebbe a che fare anche con Pasolini, ecco, che è un altro tema caldo, si avvicinò quindi alla regia, alla sceneggiatura, diciamo, ha una filmografia piuttosto lunga, non ha, diciamo, fatto dei film che sono stati poi ricordati successivamente tra magari grandi registi italiani, però insomma ha fatto una carriera assolutamente di tutto rispetto. Questo film in particolare gli è stato sceneggiato e la critica infatti aveva è stato quello probabilmente il punto un po' più debole di questo film. Era stato sceneggiato da Sergio Bazzini, che è tuttora vivente, che è questo sceneggiatore che ha fatto molti film anche lui, ha lavorato con Marco Ferreri e con Samper, insomma è uno sceneggiatore che ha fatto la sua onesta carriera. Il problema sia appunto che probabilmente l'impressione è che non ci siano guizzi in questo film, è molto quasi sembrerebbe una ricostruzione storica di quello che è successo, ma manca totalmente o in gran parte una chiave interpretativa, di, no, una lettura, anche perché è un film, a differenza magari di altri film che avevamo visto, che viene girato molto tempo dopo gli avvenimenti, perché è un film del 74, quindi diciamo non c'è neanche un certo tipo di ancora, diciamo, ricordo fresco di quello che è successo, no? Tratto un caso
caso di 70 anni, più di 70 anni prima, quindi non c'è questa vicinanza temporale. Probabilmente la difficoltà è stata nel creare empatia o nel portare gli spettatori all'interno del film di un argomento così lontano nel tempo, ecco. Visto oggi è un film un po' lento e sì, però assolutamente. Se qualcuno vuole approfondire l'argomento è disponibile su Rai Play ed è visibile per tutti, quindi andando sulla piattaforma della Rai io lo consiglio perché comunque dà una certa lettura cronologica degli eventi. Ma però dopo tutte queste condanne, Elisabetta, che cosa succede? Allora, cosa succede? Succede che esiste un'altra verità. E colpo di scena. È stato scritto nel 2003 da Gianna Murri, che è la figlia di Tullio Murri, un libro che si intitola La verità sulla mia famiglia e sul delitto Murri. Sostanzialmente la verità di Gianna Murri, che perde il padre all'età di 9 anni, quindi l'ha conosciuto pochissimo e l'ha evidentemente idealizzato, è che lui non è l'assassino assolutamente, ma era un uomo talmente buono che per coprire la sorella e per non dispiacere al padre si autoaccusa di un omicidio di cui in realtà la sorella era mandante insieme al suo amante Carlo Secchi e che era stato eseguito materialmente da una persona che finora non è stata nominata e che forse non nomineremo neanche stasera perché è un facchino di nome La Bella, che era l'amante della Teresa Bonera Borghi, che forse abbiamo già nominato perché era la governante ed era stata anche l'amante di Carlo Secchi e viveva ancora a casa di Carlo Secchi. E da quello che ci dice la Gianna Murri, Carlo Secchi e la Linda non facevano altro che progettare l'omicidio del Bonmartini in presenza della Teresa Bonera Borghi e del suo amante, fino a che alla fine non hanno deciso di affidare a quest'uomo, che era uno spiantato che aveva attaccato il cappello in casa di Carlo Secchi, decidono di fargli eseguire questo omicidio pagandolo. Poi il facchino sparirà, il La Bella, detto il biondino, salta fuori nel 2003 quando ormai probabilmente è morto da un pezzo. Di tutto questo non ci sono prove. No, alcuna. Ovviamente no. È solo la parola. Però, esatto, lei ci dice che questo che lei ha sentito raccontare dalla nonna materna era stato in realtà affidato a un memoriale scritto da Tullio Murri, memoriale che poi era stato rivenduto alla Teodolinda Murri, alla Linda, che l'ha fatto sparire. Che poi viene descritta, l'avrei fatto anch'io, che nel libro viene descritta come una bruttissima persona. Che viene descritta persona. Come una strega. Ricordiamo che fra l'altro a proposito brutta di streghe, cattiva, lei direi. Si dedicò poi, uscita di prigione, si dedicò alla parapsicologia. A parapsicologia, scrisse articoli e poi dopo richiamava. E passò la sua vecchiaia a evocare lo spirito del povero Cesco, e cioè del Bonmartini, che evidentemente ne mancava. Perfettamente in stile di Halloween, domenica sì. È Halloween, questo è proprio esatto. Il momento dell'anno perfetto. Visto che siamo quasi alla fine, allora questa volta qua possiamo votare, direi per plebiscito, chi è che dice che Tullio Murri è colpevole? Io. Anch'io. Sì, diciamo tutti i personaggi che abbiamo descritto in un modo o in un altro sicuramente hanno a che fare con questa cosa. Hanno fatto un gran buridone, sì. Cioè, se vogliamo dirla, hanno fatto un bel casino e ci sta, nel senso che sembra proprio uno di quegli omicidi non tanto premeditati ma che vengono fuori magari più di getto e dove qualcuno poi cerca di venirne fuori in qualche maniera. Quella comunque a cui va la mia pietà è la Rosina Bonetti, che poverina era semplicemente innamorata di Tullio Murri, povera, e ha pagato. È finita male davvero, perché farsi 7 anni e mezzo di carcere e poi morire in manicomio, immaginiamo il manicomio inizio Novecento, e tra l'altro una cosa che non abbiamo citato che è interessante è relativa al fatto delle perizie psichiatriche. Non ci dimentichiamo che in quegli anni siamo in pieno periodo lombrosiano e quindi tutta l'inizio della criminologia, della fisiognomica, sono tutti comunque contesti che hanno il loro, secondo me, la loro importanza anche nel delitto Murri. Sì. Cioè il contesto e il periodo storico è esattamente quello di cui stiamo parlando.
Bene, noi siamo alla fine di questa serata. La prossima puntata ancora non abbiamo ben chiaro, pure riguarda, perché abbiamo diverse idee. Abbiamo tanta carne sul fuoco. Se qualcuno poi vuole anche darci delle indicazioni, noi le seguiremo, per cui sai che io andrei in provincia un pochettino. Si possono dare però restiamo in regione. Ecco, in provincia di Bologna, provincia di Modena non so neanche cos'è. Devo trovare le musiche adatte, se andiamo nel 1800, vabbè, faremo dei quello ci andiamo la settimana ancora mentre, dopo. Mentre ricordo che sabato sarò qui con il pomeriggio del sabato, lunedì invece non ci saremo perché rispettiamo ovviamente il giorno dei santi, la commemorazione dei defunti, mentre mercoledì saremo qui io e Gianluca puntuali alle 14:30 con sempre degli splendidi personaggi, adesso sarà uno perché più di uno perché abbiamo le limitazioni dello studio e quindi e io vi lascio con un altro brano dell'epoca, però questa volta cantato da Tosca, che è Nina se voi dormite, e adesso andiamo in Roma, non più Napoli. Bene, buona serata a tutti. Grazie, buona serata. Grazie Napoli a tutti, buonasera. Sta vincendo 3-0. Bene, buona serata e sempre da Radio San Luchino. La nottata piena de dolcezze pare che non esistano dolori. Era un bel venticello che la carezza smuove le fronde e fa sbocciare i fiori. Bacio che va dorcisco il sonno, cantando adagio adagio profumo dei fiori che vi questo canto io v'ho svegliata, ve prego di volermi perdonare. L'amore non si sconta, oh bimba amata, perché non è peccato a fare l'amore. Presentato Topo Cena con Delitto.
con Elisabetta Contebuoni, Gianluca Corradi con la partecipazione di Simone Metalli. Da Radio San Luchino abbiamo trasmesso Gli Uni e gli Altri, appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità, a cura di Carlo Orzesco.